1400 artigiani da tutta Italia, quasi 400 dal Veneto, per dire tanti sì verso la politica. La Confartigianato ha chiamato a raccolta i suoi associati qui a Milano al MICO questa mattina per fare un'assemblea straordinaria e dire alla politica che senza infrastrutture, senza una politica che aiuti le imprese, non è possibile recuperare il gap che ci tiene ancora lontani dai paesi europei che hanno ancora la ripresa in atto. Bisogna dare la possibilità alle imprese di lavorare. Merletti ha detto: lasciateci lavorare e dateci gli strumenti per poter operare nel mercato in concorrenza con i nostri colleghi d'Oltralpe. Il Veneto era presente con tutti e 7 i presidenti provinciali, grosse delegazioni dalle province sia di Belluno, Vicenza, Treviso, Padova, Venezia, Rovigo, e tutti per manifestare sia per le infrastrutture d'Italia e per le infrastrutture particolari del Veneto, regione cardine dei commerci in Italia, sia verso nord che verso l'est, e anche una regione che ormai è incardinata nel triangolo Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. Da qui parte la richiesta dell'artigianato di un governo che operi finalmente nelle cose che servono alle imprese. Beh, la speranza è questa. Adesso intanto siamo riusciti a far incontrare il governo e le parti sociali. Credo che questa sia una soddisfazione che dobbiamo esprimere, perché prima c'era il muro contro muro e mancava il dialogo. Adesso le parti sociali si stanno incontrando e dal dialogo sicuramente nascerà qualcosa di buono. Oggi questa non è una manifestazione contro qualcuno, ma come dice lo slogan, noi siamo quelli del sì alle infrastrutture che ci servono, che servono un po' in tutta Italia, ma nel Veneto c'è una concentrazione di bisogni che è quasi emblematica dei bisogni di infrastrutturali italiani, perché noi abbiamo una pedemontana che è stata messa in discussione, nonostante il fatto che alcuni pezzi siano già stati ultimati, perché a giorni ci sarà l'inaugurazione dei primi 7 chilometri, abbiamo una TAV che da 25 anni è ferma. Da Milano a Bologna ci si mette meno di 50 minuti e da Venezia a Milano ci si mettono 3 ore, e se il triangolo industriale che passa da Milano verso Venezia scende a Bologna e ritorna a Milano, beh, la parte più penalizzata è proprio il Veneto, per cui chiediamo un'infrastrutturazione anche dal punto di vista delle strade ferrate e poi della infrastrutturazione tecnologica, perché il Veneto non ha la copertura non solo della banda ultralarga ma neanche della banda larga, e sappiamo che su questa infrastrutturazione tecnologica viaggiano i progetti, viaggiano le idee, viaggia la formazione con l'e-learning e viaggiano tutta una serie di situazioni che servono alla crescita economica del nostro territorio. Siamo una realtà importante del nostro Veneto, della nostra economia veneta, e siamo qui numerosi per manifestare quelle che sono esigenze importantissime e necessarie per le nostre imprese, e sono le infrastrutture, dalla pedemontana alla TAV, a quelle a livello locale padovano che sono la SR10, la SR308, quindi viabilità interne che permettono alle nostre aziende di muoversi per far muovere l'economia, quella vera, quella importante, quella forte, che è del nostro Veneto. Gli artigiani però non trasportano solo merci, devono anche dialogare col mondo via internet, quindi anche le infrastrutture immateriali sono importanti. Sì, anche la banda larga è importante, perché dal governo ci viene chiesta la fatturazione elettronica e molto altro, però purtroppo molte delle nostre aziende non sono ancora raggiunte. Questo è vergognoso, e quindi in un paese democratico e importante qual è l'Italia, questo penso che lo sviluppo della banda larga sia indispensabile e debba essere immediato. Il Padova è il fulcro anche viario del Veneto, c'è l'interporto, eccetera. Gli artigiani sono moltissimi, anche quelli padovani. Questa manifestazione è la richiesta o è un di più? No, è un punto importante per noi imprenditori, piccoli imprenditori artigiani, perché dimostrano in un governo che, per carità, è molto anche sotto alcuni aspetti un governo del popolo, quindi vicino al popolo, però è altrettanto vero che non ci ascolta fino in fondo. I dialoghi sono iniziati da poco e quindi da poco le forze politiche stanno ascoltandoci, però noi con forza, con la nostra volontà tipica del nostro Veneto, di noi padovani, di noi artigiani, è quella di continuare affinché possiamo essere ascoltati e quindi vengono le nostre esigenze portate nei tavoli opportuni, ma soprattutto vogliamo la realtà, che vengono fatte. Noi siamo
contrari a una cultura del no a tutto, ma a una cultura di un sì ragionato sulle infrastrutture, quelle che servono a un territorio per crescere, perché un territorio senza infrastrutture importanti, anche come il Polesie, non può crescere. Noi abbiamo necessità di definire la Romea commerciale, che è una strada ormai di grande traffico e altamente pericolosa, gli incidenti sono numerosi ogni anno e quindi ha un contributo di vittime importantissimo e va risolto questo problema. C'è da finire il raccordo della Val d'Astico con la A13 Bologna-Padova per continuare anche a dare impulso a quegli investimenti che si stanno facendo sul territorio polesano. Sta arrivando Amazon, sta arrivando grossi multinazionali che apprezzano il fatto che comunque ci siano delle aree artigianali già abbastanza evolute, e quindi anche per l'indotto e quindi per tutti i nostri artigiani che possono lavorare abbiamo bisogno di viaggiare in sicurezza. Quindi chiediamo al governo di smetterla definitivamente con questi no a priori, facciamone pure una valutazione dal punto di vista economico, ma un territorio che vuole crescere deve avere infrastrutture serie e importanti dal nord al sud, perché se noi qui abbiamo la possibilità comunque di muoverci, il nostro sud Italia è estremamente penalizzato da una rete viaria inesistente. In Veneto come infrastrutture chiaramente non è un problema solo di strade, perché anche se di mestiere faccio autotrasporto è chiaro che però dobbiamo avere una visione complessiva di un sistema che funzioni per la competitività. Nella provincia di Treviso chiaramente deve essere collegata alla Pedemontana, che sta per finire fortunatamente, e adesso mancano tutte le opere accessorie. Abbiamo poi una serie di collegamenti, il ponte di Vidor piuttosto che due infrastrutture attorno a Treviso, la tangenziale, quarto lotto e il taraglio est, e abbiamo poi anche tutta la mobilità di collegamento tra l'aeroporto e la città di Treviso. Non dimentichiamo che anche il collegamento verso nord è importante, e quindi anche magari un prolungamento della 27 sarebbe utile non solo a noi ma anche a tutto il Cadore per il turismo, almeno fino al confine. E poi anche l'elettrificazione della ferrovia, almeno da Vittorio Veneto fino su in provincia di Belluno, che potrebbe essere un collegamento alternativo alla statale. Però bisogna anche guardare le grandi opere, e credo che la maggior urgenza che noi abbiamo come sistema Veneto sia quello dell'arrivo dell'alta capacità ferroviaria e chiudere la partita veloce da Milano a Venezia. La Confregenerato non spesso va in piazza o fa manifestazioni, però era importante dare un segnale, perché la politica sembra essersi un po' mossa in questi ultimi 15 giorni dopo le prime manifestazioni, anche quelle di Torino. Ma è chiaro che un po' di movimento fa bene per dare anche un senso alla manovra. Noi non siamo pregiudizialmente per il no, saremmo per il sì, ma sì collegato a uno sviluppo e una crescita delle imprese, perché questo significa lavoro vero, e significa soprattutto crescita anche per il sistema paese. Noi non siamo pregiudizialmente né a favore né contro nessun governo, noi ci confrontiamo con quello che c'è, però la filosofia nostra è quella della crescita e non è quella dell'assistenzialismo. Noi riteniamo che in questa partita l'errore sarebbe mettere il nord contro il sud, ma non è, deve essere così. Il sistema dell'ammodernamento del paese vale per tutti, vale per noi, ma vale anche per il sud, perché possa, diciamo, anche lui esprimere le proprie potenzialità, che ci sono, magari diverse dalle nostre, ma è un segnale anche di movimento del sistema paese nel suo complesso. Indubbiamente le infrastrutture rappresentano un investimento importante per la ripresa dell'Italia. Oggi noi siamo in un sistema globalizzato e anche le piccole e medie imprese devono confrontarsi con i mercati mondiali. Quindi è necessario che le merci, diciamo così, se siamo, c'è la necessità della velocità per far viaggiare le merci, è necessario completare tutte le infrastrutture. Nel Veneto in particolare soffriamo per completare alcune autostrade della Pedemontana in particolare, e crediamo che anche la TAV, che deve collegare la Francia con i mercati dell'est Europa, è chiaro che dobbiamo assolutamente chiedere al governo che su queste materie dia una risposta positiva.
ma oltre alle infrastrutture ci sono anche tutti gli investimenti che le imprese hanno bisogno, quindi anche tutta la problematica del credito. Dobbiamo fare in modo che anche il governo sia sensibile su queste problematiche. E un'altra cosa che chiediamo, quelli del sì, anche le proposte che derivano dall'abbassamento del cuneo fiscale, perché all'interno delle imprese il costo del lavoro sta diventando eccessivo, essendo l'Italia una seconda manifattura d'Europa, e quindi vuol dire che ha un bacino di manodopera e di impiegati importanti, è chiaro che il costo del lavoro diventa indispensabile perché possiamo essere competitivi nei mercati mondiali. Noi siamo qui presenti perché assieme a tutti i nostri colleghi italiani vogliamo dire sia le infrastrutture, sia quelle materiali che immateriali. Purtroppo l'Italia ha un gap negativo rispetto agli altri stati che è impressionante. Abbiamo infrastrutture materiali che sono ormai obsolete, alcune immateriali tipo la banda larga in alcune zone non esiste neanche. Quindi abbiamo da colmare questo gap e oggi siamo qui come associazione di artigiani, come Confartigianato e come artigiani stessi per dire sì a tutte queste novità, sì a delle infrastrutture che possono veramente essere utili per tutte le nostre imprese, per tutti i nostri cittadini. Questo noi vogliamo dire, non siamo no al governo, ma siamo sì per tutta l'innovazione che serve per far diventare ancora più grande il nostro paese. Verona è un nodo importante e anche un collegamento naturale verso il nord Europa. C'è qualche infrastruttura che serve lì? Beh, sicuramente il traforo del Brennero è una delle prime infrastrutture che per noi è fondamentale. Non dimentichiamo che noi abbiamo il quadrante Europa, la ZAI, che è il quadrante più importante d'Europa, quindi lì c'è uno smistamento di merci a livello impressionante. Questo ci deve far pensare che se non abbiamo le infrastrutture adatte possiamo retrocedere nei posti della classifica, e questo noi come veronesi non lo vogliamo, ma io vorrei proprio dire anche come italiani non lo dobbiamo volere, perché se siamo primi in qualcosa di positivo è giusto che ci rimaniamo.